Sheldani del 31 maggio 2011. Drazzo. Torniamo. Molto si sta svolgendo sul mondo e i nostri alleati, ed i nostri cugini di Agartha sono quasi pronti a far scattare le loro azioni, tanto attese sulla Cabala. Gli accordi firmati poche settimane fa, hanno cominciato a dare i suoi frutti. I team legali degli alleati europei, hanno completato i documenti, che devono essere utilizzati, come base, per la sostituzione di una serie di governi più importanti. Incluso all'interno di questi, sono il diritto legale di rovesciare l'illegale Stato americano corporativo. Possiamo anche segnalare che l'organizzazione, che sostituirà l'attuale sistema finanziario globale, è segretamente istituito nelle sedi in Europa, Asia e nelle Americhe. In altre parole, coloro che costringono i vecchi governi di concedere la strada, stanno prendendo i loro posti di lavoro preassegnato, e noi stiamo posizionando le nostre navi e personale come sicurezza per loro. La nostra rete è lì, a dimostrare il nostro pieno sostegno a questi cambiamenti, che sono un preludio alla piena divulgazione. La divulgazione è l'evento più monumentale nella moderna storia della Terra, ed è questo atto spartiacque, che concluderà il potere apparentemente invincibile degli oscuri. La divulgazione ci permette di iniziare un dialogo diretto con voi. Fino ad ora, il contatto è stato limitato a tre aree di leggero approccio. Il primo è stato di decenni di interazione segreta, con diversi governi del mondo, che, per la maggior parte, erano più di carattere di semplici scambi di informazioni. Questi solo di recente hanno progredito in riunioni, che comprendono molte nazioni, e privatamente invitato le persone potenti. Queste mini conferenze hanno portato dalla nostra, di ottenere concessioni avanzate, dalle politiche generali dei nostri alleati. Il secondo consistevano in riunioni target orientati, con selezionati individui privatamente, che in molti casi ci ha permesso di promuovere politiche, che ci hanno permesso di essere più vicini al primo contatto, e ci siamo fatti nuovi amici, che ci stanno aiutando con il primo contatto. Il terzo è il messaggio, che vi diamo regolarmente per tenervi informati sui progressi del primo contatto. Recentemente, i nostri negoziati verbali sono stati rafforzati con gesti più assertivi, dal nostro team di difesa, per dimostrare che il contatto si approssima, ed è inevitabile. Una delle cose, che abbiamo incontrato fin dall'inizio, è stata la costante, aperta ostilità dei vostri governi segreti. Queste organizzazioni segrete in possesso di impianti sotterranei orbitali, utilizzando la loro tecnologia per stuzzicarci continuamente. Finora questi ronzii di zanzare, sono stati non più che una seccatura, ma recentemente, come parte del nostro atteggiamento più proattivo, abbiamo usato misure costrittive per sottolineare alla Cabala, la nostra determinazione per quanto riguarda varie questioni fondamentali. Questa politica più attiva ha infatti suscitato risposte più accomodanti dagli oscuri, sulla riequilibratura delle ordinanze al personale o la chiusura di queste strutture. Inoltre, è essenziale che queste tecnologie siano immediatamente rivelate a voi, in quanto la maggior parte di questi dispositivi possono avere un effetto galvanizzante e benefico sulla vostra economia, e in particolare su Gaia. Avete bisogno di sapere di più su Gaia oltre le fonti a voi arrivate dalle vostre scienze e dai media, compresi i dati scientifici e spirituali detenuti in tali strutture segrete, e come queste informazioni sono vicine alla vostra riunione con la famiglia Agartha. Benedizioni, amati. Noi siamo i maestri ascesi. Nel corso delle ultime settimane, abbiamo discusso sull'alterazione della vostra realtà. Abbiamo parlato di governo cosciente e le due cose, che creano questo, dinamiche di gruppo dei fluidi, e le quattro leggi sacre. Queste saranno introdotte a voi da parte della Federazione Galattica e Agartha. Gli Agartiani sono i vostri cugini, che si erano separati da voi, dagli Atlantidei e dai loro successori, gli Anunnaki. La nostra sacra missione è quello di riunirvi con la vostra famiglia spirituale, e dello spazio, e il ritorno alla piena consapevolezza. Questa missione è molto vicina al completamento. Le operazioni sono ora in corso, e creeranno un nuovo governo, la distribuzione della prosperità, e permettere la divulgazione.
Tali eventi comprendono l'inaugurazione delle nuove tecnologie, nonché la vera, dettagliata storia di Gaia e le sue molte gerarchie sacre. Al momento del contatto di massa, ognuno di noi intende farsi avanti e passare questa storia sacra a voi. Verso la conclusione di questo processo, vogliamo condividere con voi una serie di concetti spirituali, che sono importanti. Una di queste è la questione della vostra sacra forza dell'anima e la sua applicazione. Ognuno di voi ha un potere speciale, sacro, che tempo fa avete dato agli oscuri, e questa forza deve ora essere restituita a voi. Dopo la cerimonia molto speciale, abbiamo ottenuto dagli oscuri un modo di ritornarla a voi ancora prima di ritrovare la piena consapevolezza. Si richiede il vostro utilizzo nel solstizio d'arrivo, come uno strumento divino, che si manifesta. Gaia sta aprendo la sua atmosfera elevata, o spirituale, che vi consente di collegarvi in meditazione con entrambi, sia con questa atmosfera superiore, che la sua anima spirituale. Fatelo per i 7 giorni prima del solstizio e per 3 giorni dopo. Rivolgetevi a noi, il Creatore, Fonte, e la vostra divinità, l'Io Sono, Presenza, di riunirsi e di riunirvi con la vostra sacra forza dell'anima. Quando questo periodo di solstizio è completato, sarete in grado, ancora una volta, di essere in possesso nuovamente di ciò che è stato ceduto, tanto tempo fa. Madre Terra continua a preparare la superficie per il suo nuovo aspetto. Superficie che si sa è stata violentata e saccheggiata per millenni, e negli ultimi 2 secoli ancora peggio, infatti la popolazione ha accresciuto maggiormente l'abuso a livelli record. Abbiamo quindi fatto in modo che tutti i nuovi depositari d'oro fossero poste sopra o vicino ai punti principali della griglia di luce di superficie, in quanto questi punti nodali possono essere utilizzati per stabilizzare e riparare leggermente il danno. La distruzione in corso nel mondo di superficie è dovuta in gran parte alla necessità di Gaia di riequilibrare ciò che l'umanità ha così incautamente sbilanciato. I vostri reami di superficie sono nel mezzo di un grande fermento, e abbiamo spinto molto la sacra luce in questi regni, per ridurre ciò che potrebbe accadere se non è adeguatamente curato. Gaia vuole sostenere il vostro ritorno alla piena consapevolezza, e si destabilizza solo come monito e come incentivo per il cambiamento. Questo è il momento per i miracoli trascendentali e vengono inviati dal cielo. Siamo stati a guardia della luce e la sua conoscenza sacra per millenni, e il nostro compito è quello di essere dei punti di riferimento, e delle guide per voi. Vi abbiamo accennato questa saggezza sin da questa era presente, circa 7000 anni fa. Abbiamo insegnato questa conoscenza a quelli di voi che erano pronti a ricevere e diffondere ad altri. Infatti, ognuno di voi ha fatto la sua parte per progredire in avanti l'umanità, a questo momento glorioso, in cui i nostri sforzi comuni sono in via di una manifestazione trionfale. Gaia vi conosce e vi ama per i vostri pensieri gentili e atti, che rendono possibile questa meravigliosa era, in cui l'umanità ritorna alla piena consapevolezza. Rallegratevi del fatto che l'era apparentemente interminabile dell'oscurità e dell'ignoranza è finita, e che la grande riunione con le famiglie umane a lungo perdute e con il paradiso è ora qui. Oggi vi abbiamo aggiornato sugli sviluppi, e dei maestri ascesi vi hanno reintrodotto al concetto della vostra divina forza dell'anima. Come sempre, l'elemento chiave è la divulgazione, quando si sarà formalmente a conoscenza della nostra esistenza, e la vostra realtà cambierà improvvisamente, per sempre, e in meglio. Carissimi, sappiate, che l'innumerevole e infinita abbondanza celeste vi appartiene. Così sia. Selamat Gayum. Selamat Ya. In siriano, siate uno nella gioia. Sheldani del...